Bene ragazzi, ho finito di lavorare i pezzi e posso ritenermi molto soddisfatto del risultato. Infatti il pistone scorre perfettamente dentro il cilindro, creando il vuoto, che è sintomo di ottimo accoppiamento. Quindi, per vedere come verranno montati i pezzi e il motore in funzione, dovete andare sul canale di MacFaiDaTe. Vi lascio il link del video in descrizione. Vado molto fiero di questa collaborazione con MacFaiDaTe, non solo perché lui è un grande canale appunto dedicato al fai-da-te, ma soprattutto perché questo progetto ideato da lui ha un grande valore aggiunto. Apro una parentesi sul canale MacFaiDaTe. È un grande canale tuttofare dove fa riparazioni di ogni tipo e costruzioni artigianali con vari tipi di materiale. Tra le varie cose, mi è piaciuto molto la sua serie di video dedicati alla saldatura, dove ha coinvolto anche un professionista del settore in modo da offrirci dei video guida perfetti. Quindi correte sul suo canale, iscrivetevi e guardate tutti i suoi video perché meritano assolutamente. Bene ragazzi, con questo è tutto. Vi ringrazio per la visione, ringrazio MacFaiDaTe per avermi coinvolto in questo bel progetto del motore mangiafuoco. Vi invito a iscrivervi e a condividere il video perché aiuta tantissimo il canale. E come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!